E questo dice il nostro modo di fare banca. Noi siamo un'azienda che lavora ovviamente nella raccolta del risparmio, nell'affidamento alle famiglie, alle imprese, l'abbiamo detto tante volte, però facciamo anche qualcosa per il territorio e destiniamo molti fondi e finanziamenti per il territorio. Questo è un caso davvero da sottolineare in maniera molto forte, direi. Una prima nazionale, una casa editrice a carattere nazionale come le edizioni San Paolo, delle autrici stupende perché Sumaya, Shulamit e la professoressa Rita Torti, che dal punto di vista islamico, dal punto di vista ebraico, dal punto di vista cristiano-cattolico hanno affrontato il tema del femminile, coordinate proprio da Don Paolo Tarchi e con l'ausilio poi del professor Silvio Pozzolato. È una serata da incorniciare, ma non perché la banca vuole mettersi la stelletta, ma perché davvero rendiamo un servizio straordinario e perché attraverso il femminile che dialoga anche nelle religioni possiamo aspirare a creare più comunità e più civiltà anche per il futuro. Non è stata una scelta casuale, non soltanto perché la banca ha attivamente contribuito, ma anche perché gli autori ci tenevano a far nascere in qualche modo le discussioni un po' in culla. È un tema molto interessante, le edizioni San Paolo cercano non soltanto di fare libri, ma anche di promuovere dibattito, confronto e dialogo. Ci sembra che questo libro appartenga un po' a questo filone.